Domanda che viene un po' dopo a livello temporale. Noi due ci siamo conosciuti nel 1995 quando venisti nei nostri primi Gli studi. altri studi. All'epoca era Teleregione 9 Sì. e c'era il grande direttore Cresci, che era direttore del Sì. telegiornale. Ecco, nel 95 il Teatro dell'Opera, che rapporto ha avuto col Teatro dell'Opera di Roma e quando era sovrintendente appunto il grande direttore Cresci? Ma Giampaolo Cresci, secondo me, ha veramente preso il teatro dell'opera, l'ha rovesciato come un calzino e ne ha fatto un teatro vero. Cioè, su questo non c'è E per dubbio. la prima volta probabilmente se ne è sentito parlare in tutto il In mondo, il tutto Teatro il dell'Opera di mondo. Roma. Ma questo è vero. Diciamolo oggi, a tanti Diciamolo oggi, anni veramente, di veramente, di distanza. distanza. Io e te l'abbiamo già detto all'epoca anche. E continuiamo a dirlo anche oggi, perché io mi Certo. ricordo che all'epoca poi ero ancora rappresentante della danza italiana in Italia e all'estero, io giravo tutto il mondo e ricordo benissimo che tutti mi dicevano: ma il teatro dell'opera, come sta andando il teatro dell'opera? In varie lingue, e questa cosa mi piaceva tantissimo, quando invece qualche anno prima non se ne sentiva parlare proprio. Devo dire che Giampaolo Cresci ha fatto veramente tanto per il teatro. Purtroppo poi gli sono state addebitate delle cose che non erano reali, come sai quando fai le cose fatte bene, di solito succede questo. È Ecco, vero? purtroppo succede. Poi però si misero a posto tutte le cose e uscì fuori la verità, Assolutamente, sì. assolutamente la verità, che lo scagionava da qualsiasi cosa fosse stata detta nei suoi confronti. E devo dire che era un grande sovrintendente, perché noi avevamo i teatri, aiutami, di più che pieni. C'erano i teatri che straripavano di gente, abbonamenti, cose. Era di un'eleganza, diventava di un'eleganza straordinaria. Io ti dico questo perché ti parlo di quello che era, perché dopodiché io, subito dopo il periodo Cresci, mi sono licenziato, sono andato via dal Teatro dell'Opera e ho iniziato, perché vedevo che le cose iniziavano ad andare in una certa maniera. Mi sono distaccato anch'io dal Teatro dell'Opera con grande dolore, ma mi sono distaccato e sono andato via. Adesso non so come vanno, spero bene, mi auguro molto bene, mi auguro, perché un teatro aperto, un teatro importante, un teatro che funziona è un teatro per tutti, e quindi me lo auguro. Siamo contenti di aver ricordato appunto quel periodo del Teatro dell'Opera e Sì, anche molto. la figura del direttore Cresci, che non solo nell'opera ma anche in tanti altri settori ha dato la sua Sì, grandissima grandi professionalità. proprio. La tournée è iniziata con Tango Assintanghi, Sì, vero? noi abbiamo iniziato verso i primi di settembre con questa nuova produzione. Ti spiego perché? Perché Coppelia, questo balletto che stavamo guardando prima in video, Coppelia era un balletto dell'anno scorso.